GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima. L'occasione per far provare in pista i propri mezzi è un'opportunità che fa parte della tradizione della Parolin Racing Kart e che si è rinnovata domenica 21 ottobre alla pista di Ala di Trento. All'invito, promosso e pubblicizzato in collaborazione con GoCart TV e Top Fuel Racing, hanno aderito oltre 100 piloti o aspiranti tali, provenienti da tutto il nord Italia. C'erano anche delle rappresentanti del gentil sesso. Fin dalle prime ore del mattino si sono succeduti in pista una serie di turni di prove libere per le categorie Delfini, Rocky, Mini Academy, Academy Over, Senior, Six Speed e U18. In pratica erano rappresentate tutte le categorie della gamma Champion Kart. Il personale della Parolino Racing Kart è stato ovviamente prodigo di consigli. A vigilare sull'incolumità dei potenziali piloti, per fortuna non ce n'è stato bisogno, c'erano i volontari della Croce Verde di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, mentre Giuseppe Savian ha gestito l'ingresso in pista ed ha sorvegliato il corretto andamento di ogni singolo turno. Si sono visti in pista anche alcuni piloti che già corrono in Champion Kart e che hanno sfruttato il test di Ala per compiere i primi giri nella categoria in cui gareggeranno nel 2013. Ma ora sentiamo il padrone di casa, Marco Parolin, e un suo giudizio su questo test Day. Marco Parolin, responsabile marketing Parolin Racing Kart, una giornata di test, direi oltre le aspettative, oltre 100 piloti, bene? Sì, un buon numero, siamo contenti e comunque fa parte della strategia invernale che abbiamo attuato per l'anno prossimo. Abbiamo unito gente che corre da anni con gente che non ha mai provato mezzi a due tempi, sono soddisfatti del mezzo e si stanno divertendo, quindi è un buon input per la stagione 2013. Immaginate una percentuale che si presenterà al via della Champion Kart? Adesso è ancora presto per fare numeri, però comunque se continua così noi siamo fiduciosi, i lavori stanno procedendo per le migliori e bene così. Dopo aver ascoltato Marco Parolin, andiamo a spiegarvi ora esattamente cos'è il Monomarca Champion Kart. Il Monomarca Champion Kart, del quale nel 2012 si è disputata la sesta edizione, è una serie nazionale indetta dalla Parolin Racing Kart di Romano De Zellino, in provincia di Vicenza. Nel 2012 l'organizzazione è stata curata dalla scuderia Bassano Corse Karting. Come dice la parola stessa, ossia monomarca, si corre con mezzi tutti uguali, sottoposti a controlli da parte del personale della Parolin Racing e con i sigilli ai motori. Soltanto alcuni meccanici, selezionati con dei corsi della Parolin Racing Kart, sono autorizzati alla revisione dei propulsori o ad intervenire in caso di guasto tecnico. Anche per quanto riguarda i telai, le misure standard riportate sulla fiche devono essere rispettate. Ecco le categorie di cui si compone la Champion Kart. Si inizia con i Delfini, sono piccoli mezzi per i bambini dai 6 agli 8 anni. La potenza è di un cavallo e 3, non c'è classifica, deve essere un gioco, se piace poi si può continuare. Per iniziare a gareggiare invece c'è la Rocky, riservata ai bambini dagli 8 ai 10 anni. La potenza del motore, raffreddato ad aria, è di 4 cavalli e mezzo. Segue poi la Mini Academy, dai 9 ai 12 anni, con motori da 7 cavalli e raffreddamento ad acqua. L'Academy, con la quale si corre anche un trofeo iridato, è riservata invece ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Il motore raffreddato ad acqua esprime ben 21 cavalli. Per chi non ha più l'età, oltre 15 anni, c'è l'Academy Over, con motore raffreddato ad acqua di 27 cavalli. La Champion Kart è anche un monomarca per adulti, vale a dire per piloti che non hanno bell'età di passare all'automobilismo. Per loro c'è sicuramente la Senior, riservata a conduttori che hanno superato i 32 anni. Si corre anche qui con mezzi tutti uguali e con motori raffreddati ad acqua da 27 cavalli. Nel karting esiste anche una classe con il cambio, per questo la Parolin Racing Kart ha creato la categoria Six Speed con motore raffreddato ad acqua e 35 cavalli di potenza. Si può correre dai 15 anni in su, sopra i 35 anni c'è la categoria a pari mezzi Six Speed Over. Infine, analogamente alla serie mondiale della quale la Parolin Racing Kart è stata fornitrice dei motori nel triennio 2010-2012, ecco la U18. I telai sono liberi ed il motore è invece uguale per tutti. Si tratta del motore
motore FIM della potenza di oltre 36 cavalli. Anche qui possono correre piloti che devono aver compiuto 15 anni. Tutte le categorie della Champion Kart hanno dunque la caratteristica di mettere i piloti sullo stesso piano nel confronto tecnico, puntando a far emergere le qualità di guida. Inoltre, i materiali tutti uguali consentono di limitare i costi che, altrimenti, in caso di libertà di utilizzo, determinano una corsa al rialzo che finisce per mettere in crisi le tasche del pilota. Top Fuel Racing è un circuito indoor per kart e bike di nuova generazione, fortemente caratterizzato da uno spirito racing. La struttura è stata progettata secondo le più moderne tecnologie. Presso il kartodromo Top Fuel Racing si possono organizzare eventi aziendali ed inoltre si possono disputare sessioni di prove libere e gran premi tra amici, stile Formula 1. La sicurezza è ai massimi livelli, grazie anche al disegno del tracciato particolarmente largo e fruibile. All'interno della struttura vi sono anche go-kart dedicati ai bambini. L'impianto dispone inoltre di un fornitissimo lounge bar, dove poter gustare appetitosi piatti e squisiti drink. Il circuito indoor è situato a Vignate, in provincia di Milano. Per avere tutte le informazioni, www.topfuelracing.it. Top Fuel Racing. Drive the top, ride the power. Sono arrivato prima! Vengo anch'io a correre per Top Fuel Racing. È uno spettacolo! Antares Ambiente da oltre 20 anni offre professionalità nella realizzazione di nuove coperture, sia civili che industriali. Antares rimuove le vecchie coperture contenenti cemento amianto ed è leader nelle rimozioni controllate di amianto friabile, garantendo il totale rispetto delle normative vigenti in materia. Inoltre, Antares Ambiente è specializzata nell'installazione, predisposizione e allestimento di impianti fotovoltaici. www.antaresambiente.com. L'azienda offre un servizio a 360 gradi. Antares Ambiente risponde con tempismo e successo a tutte le esigenze del cliente. Ma mi assomiglia, eh? Ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1. Ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCar TV. Una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24. Qualche roba tematica, sui GoCar. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci per il futuro della Formula 1, ma si capisce? Cosa troviamo su questo sito? Che è uno spettacolo, è velocissimo, adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Ma lui è già andato! Torniamo ora al test day di Ala di Trento. Tra i piloti che per la prima volta hanno affrontato una vera pista di kart con un vero mezzo da competizione, i commenti sono stati tutti positivi, a volte stupiti, altre volte anche curiosi. Sono commenti tutti genuini, che fanno comprendere come si tratti di neofiti, parte dei quali la Parolino Racing Kart è certa di vedere al via della Champion Kart 2013. Il primo impatto per alcuni è stato davvero amore a prima vista. Incontriamo Sergio, la tuta fa trasparire una militanza nel karting. Com'è andata oggi questo test? Direi per adesso molto bene. Io ero 4 anni che non salivo in go-kart, ho voluto provare il 125 marce per curiosità. Sono un po' giù di braccia, però mi sono divertito. Ci sarà un seguito nel 2013? Credo di sì, non ho ancora capito dove, in che categoria, però mi piacerebbe tornare a correre. Luca di Pordenone è reduce da un test con un mezzo importante, perché quello di Ettore Lobue, con il quale il pordenonese si è classificato secondo alla finale internazionale. Impressioni a caldo? Ma diciamo che intanto ringrazio Ettore per il test, diciamo che è un'opportunità molto, molto bella, un'opportunità interessante di essere qua. In una pista intanto comunque molto, molto carina, molto scenografica, e che dire, bello, bene, è un test iniziale per me che sono un novizio proprio agli esordi. Che idea ti sei fatto del monomarca Champion Kart della Parolin Racing? Ma l'idea è buona, io onestamente non ho ancora grosse esperienze con le differenze di categorie, però diciamo che può essere una cosa interessante per chi all'inizio che parte
con un mezzo decisamente potente e che ti può dare delle opportunità per imparare anche un attimino a girare. Marco, origini peruviane, abita in provincia di Treviso, come hai trovato questa esperienza? Questa esperienza mi è piaciuta da quando ho iniziato e spero di continuare tutta questa bella esperienza. Mi piace guidare? Sì, mi piace guidare perché lo sento nel mio sangue e l'ho cercato io perché nessuno dei miei genitori gli piace questo sport. Lara Castiglione d'Estiviere, impressione a caldo? Bellissimo, una cosa diversa, per me era la prima volta che appunto correvo col go-kart, presa da amici che invece hanno fatto parecchie gare e tutto, però mi è piaciuto, è abbastanza duro per essere la prima volta, perché uno non essere abituato, soprattutto per una donna. Cata di Como, un'impressione freschissima a caldo? Ma essendo abituata ai kart da noleggio, sicuramente tutta un'altra cosa. Molto più performanti, sì. Divertente? Molto. Sarà un seguito? Assolutamente, sì. Jacopo Gueno, sei sceso dal gradino più alto del podio nella finale internazionale, hai abbandonato il Mini Academy e oggi è stata la volta dell'Academy. La differenza principale? La velocità e lo sforzo fisico è molto differente e ci vuole più forza e più muscoli per riuscire ad andare meglio, comunque è molto bello. Pierpaolo Di Parma, appena sceso da un senior, giusto? Sì. Com'è andata? Molto bello, è stata un'esperienza nuova, ho girato un po' sui due tempi, ma tempo fa, adesso mi diletto ad andare su qualche quattro tempi da noleggio, ho provato qualche volta il K4A, questo è decisamente molto più bello. Com'è l'ambiente della Parolin Racing Kart? Molto familiare, nello stesso tempo professionale. Volevo ringraziarli perché è la prima volta che partecipo a un evento organizzato da loro e penso che non sarà l'ultima. Oggi hai girato con un Academy Senior, impressioni a caldo? Una bella esperienza perché è la prima volta che salgo su un kart da gara. Perché fino a ieri ho corso sempre con quelli da noleggio, diciamo, e quindi bella esperienza e spero che avrò un futuro anche su questa cosa qua. La Parolin Racing Kart la conosci perché ovviamente sei probabilmente anche un cliente, mi pare di aver capito, però l'ambiente come l'hai trovato oggi qua? Bello, molto accogliente, tutti disponibili, un bel gruppo anche di gente che ci dà una mano a effettuare queste cose qua. Simone, la prima esperienza con il Mini Academy, com'è andata? Molto bene. Perché molto bene? Perché mi piace andare. Va più forte? Molto. Andrea Desenzano del Garda, un bilancio su questa esperienza con questi mezzi? Bella, la prima volta che lo facevo, molto stancante, anche un po' di paura, però una bella emozione. Come ti chiami? Giorgio. Da dove vieni? A Milano 2. Ti diverte il kart? Sì. Perché? Perché è bello. Come ti chiami? Luca. Ti piace il kart? Sì. Perché ti piace? Perché corro veloce. Tuo nome? Isabella. Da dove vieni? Da Milano. La prima volta che corri in kart? No, però è tra le prime. Emozione? Tanta. Perché ti piace? Non c'è un motivo preciso, però perché ti liberi nella pista. Test Day è l'occasione ideale per capire le qualità di un giovane pilota, mettendolo alla prova con monoposto di ultima generazione. Il servizio, ideato da MD Pratics e il team CO2 Motorsport Line Race, si avvale di figure professionali legate al motorsport che mettono a disposizione la loro esperienza. Sono ampi servizi offerti per i giovani piloti. Prototipo e biposto per le prime prese di contatto con la pista. Simulazione di guida. Test Day è un programma di giornate da trascorrere sulle piste più importanti, in piena sicurezza e con costi contenuti. Per maggiori informazioni inviate una mail a info@mdpractics.it oppure telefonando al numero 039 23 06 011. Mugue nasce nel 1966 ed è leader in Italia nella produzione di spazzole adesive. Quanti batteri in macchina?
Igienizza e sanifica in modo naturale con Pelù Batteri Stop. Brutta cosa l'allergia! Senza antiparassitari chimici ed in modo del tutto naturale sanificate l'ambiente con Pelù Acaro Stop. Pelù Tarma Stop. Proteggi il tuo armadio e i tuoi vestiti dalle tarme. Per il tuo animale, Pelù Pet. La prima spazzola adesiva che può andare direttamente sull'animale, elimina i peli già staccati e grazie ad oli essenziali naturali rende il pelo lucido e sano. Pelù Magic Fragrance. Rilascia un piacevole aroma di pino sui capi trattati, sui divani e tappeti. Mugue, igiene e pulizia nel rispetto dell'ambiente. Clima tipicamente estivo, nonostante la data d'autunno inoltrato questo fine settimana in Sicilia, per la prima prova del trofeo preparatore 2012 corsosi al CIG, il circuito internazionale di gela ed organizzato dall'associazione Gela Motorsport. Il Memorial Perpe Signorelle Totò Ruffino, aperto a diverse categorie, non ha lesinato spettacolo dal primo giro di prove libere alla gara. Quattro le categorie in lizza con accesissime battaglie tanto per il podio quanto per le posizioni di rincalzo. Spettacolo con la potente CPO Over 125, dove dominatore della gara di 12 giri è stato M5 Racing, seguito a breve distanza da Michele Parlagreco ed Alfonso Letta. Mario M5 Racing, trionfatore in CV Over, che gara è stata la vostra? Beh, una gara un po' stancante. Dopo due anni siamo tornati a Gela, dopo una gara dell'italiano che non è andata bene per noi. Ritornare qua è una bella sensazione, secondo me è il circuito più veloce e tecnico che c'è in Sicilia ed è dura. Comunque abbiamo messo un po' bene il telaio e ci siamo divertiti oggi, si può fare meglio ancora. Raccontiamo la vostra gara. Beh, stamattina abbiamo sofferto con la pista che secondo me era un po' sporca. Abbiamo cambiato gomme, abbiamo cambiato qualcosina come a sale, siamo messi bene. In gara abbiamo fatto meglio delle qualifiche, il telaio è andato meglio. Però per me bisogna togliere altri 2-3 decimi. Ecco, diciamo l'auspicio anche del prossimo appuntamento. Sì, prossimo appuntamento speriamo di arrivare in forma, fisicamente, anche perché veniamo da un infortunio purtroppo. E se riusciamo a fare 12 giri sul 47,9 tornerò a casa più contento, anche se arrivo secondo. Michele Parlagreco, davanti a tutti in classe CV, com'è andata la gara? Bene, bene, è stata una bella gara, mi sono divertito. Sono partito al secondo posto e ho fatto una bellissima partenza, è andato tutto bene, ho tenuto duro fino alla fine. Un cenno tecnico sui tuoi meccanici e preparatori? Il mio preparatore, il mio meccanico è Nunzio Bonuno, un ottimo meccanico e preparatore, mi sono trovato sempre bene, Gogart mi mette sempre a puntino, mi trovo bene con il mio team. Prossima gara ci sarai? Sì. Bene, anzi benissimo per l'altro nisseno, Francesco Russo dalla navigata esperienza, primo sul podio della sua categoria. Di chi è questo? Ancora in CV, ma sotto i 35 anni, dominatore è stato Salvatore Russo, portacolori dell'FM Team, che partito dalla piazzola numero 3 è stato autore di una bella rimonta, recuperando dall'ultima curva la testa della gara che gli era stata sottratta per qualche metro da Marco Salemi, terza piazza per Max Di Pietro. Salvatore Russo, vincitore della 125 KZ2, che gara è stata questa? È stata una bellissima gara, difficile, molto combattuta. Però sono felice perché sono riuscito a vincere. Abbiamo avuto un piccolo problema in qualifica, perdevo il radiatore, quindi scivolavo un po', sono partito dal terzo posto, però con una buona partenza siamo riusciti a vincere. Ora speriamo bene per la prossima che si terrà qui a Gela il 21 novembre. Che circuito avete trovato? Abbiamo trovato un circuito impegnativo perché la pista rispetto a ieri si è gommata tanto, quindi era pesante, era molto faticoso. Anche i tempi sul giro si sono alzati tanto, diciamo che abbiamo perso pure qualche chiletto, però è stato bello, divertente. Spettacolo anche tra i piccoli con la 125 Junior Tag con la prova solitaria di Angelo Toni ed ancora la Tag con Maxi, dominatore di questa categoria che ha letteralmente fatto il vuoto recuperando un testacoda iniziale. Massimiliano Mazzara, Maxi, Junior Tag, diciamo, hai vinto una gara, hai fatto anche una bella rimonta. Sì, la gara è andata bene, solo che purtroppo ancora gomme fredde alla prima curva mi sono girato e c'erano un 150 metri di distacco, però ce l'ho fatta a recuperare e ritornare secondo.
Prossimo appuntamento ci sarai? Presumo di sì. Parliamo un po' della tua macchina e anche dell'esperienza con questa categoria. Il mio kart come motore e telaio è un po' vecchio, però lo so sfruttare lo stesso bene. E mio padre mi fa anche qualche piccola preparazione lui. Ovviamente, data la tua età, non possiamo che chiederti quali sono gli auspici per il tuo futuro. Che vuoi fare da grande? Ma io spero di andare in Formula 1. Agguerrita la bagarre in mini baby e mini con i pilotini in erba dai 6 agli 8 anni. A tagliare per primo il traguardo Kevin Gagliano, portacolori dell'omonimo team che ha chiuso davanti a Rosario Tavano, staccandolo di quasi 9 secondi precedendo Catri Alciuto del Salemi Racing di oltre 16 secondi. Kevin Gagliano, vincitore di questa trofeo mini kart qui in questa prima prova a Gela, com'è andata la gara? La gara è stata bella, anche se poco combattuta, perché in partenza il secondo e il terzo si sono toccati e praticamente io sono andato subito via. Che tipo di avversari hai trovato? Avversari ne ho trovato poco, perché subito sono andato via e quindi non è stata combattuta la gara. Ecco, te sei molto giovane, però cosa conti di fare ancora nel motorsport? Io spero di arrivare in formula, in una qualsiasi formula. Avanti, un applauso! Calato il sipario sul primo riuscitissimo appuntamento, i motori torneranno a rombare al circuito internazionale di Gela domenica 25 novembre, un circuito che promette qualità organizzativa e spettacolo per pubblico e concorrenti. William Patrinicola, direttore di gara per questo weekend, un circuito, la bella riuscita della manifestazione, diciamo un circuito che premia soprattutto il vostro impegno, quello degli organizzatori. Dove può andare questa pista? Questo è un tracciato che permette veramente di fare ancora molto di più di quello che stiamo facendo. Diciamo che abbiamo preso in gestione da febbraio questo impianto e stiamo cercando di portarlo avanti e migliorandoci sempre di più ogni giorno. Sicuramente ci sono tante cose da fare, però siamo molto ottimisti e già siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare, soprattutto oggi che dopo non so quanti anni c'è stata una vera bella manifestazione, una gara che per noi ci porta molti punteggi in giro, positivi. Starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to it.
GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni.